numero 10, al numero 10, aspettate che mi guardo, eccoli qua, ok? Ok, e niente, siamo in zona Hollolanda per colpa di Propaganda Live, io non posso più fare un elenco utilizzando la congiunzione O senza infilarci un Hollo. Facciamo questo Hollolanda, questo è un problema di Elisa. Abbiamo all'uopo una nuova compilation, abbiamo già mostrato venerdì scorso vari contributi, sono arrivate tante proposte di Hollolanda e ve ne abbiamo fatte vedere 5 la settimana scorsa, ne facciamo vedere altrettante quest'oggi. E aspettate che cerco il telecomando, eccolo qua e via. Sì, Hollolanda, sì. Sì, Hollolanda, sì. Farfanna poche strade che ha piscata sta zucchina, Hollolanda mattocina, la funamma tutte e tre. Hollolanda sta avviando un alto stile nei confronti, perché mette una sua nave con bandiera dell'Olanda, fa trasporto di migranti clandestini a casa mia, o mi dice non conosce la sicoccia di chi sia. Hollolanda se lo ha, Hollolanda se lo ha, Hollolanda se lo ha, Hollolanda se lo ha. Stile nei suoi confronti, perché mette una nave battente, ma piena una chiesa, la fai trasporto, clandestina a casa mia, clandestina a casa mia, non mi faccio sapere e la nave si affonda. Cominciamo a parlare, era il chitarrista, poi ai fratelli Cristina e Stefano Fortini, che sono quelli col cane che abbaia, che a un certo momento appare pure il cane, fa col gatto pure, eccetera, eccetera, alla Mefidis, alla piccola orchestra di Tor Pignattara, quelli che rappavano, poi la Mefidis Ensemble, quelli i jazzisti, strumentisti, tutta la parte strumentale, e poi Elisabetta e Lorenzo per questo Betta Blues Society, in versione blues. Poi andiamo avanti, al punto numero 8, punto numero 8. Punto numero 9, scusate, ho sbagliato. Punto numero 9, che ridi Mirko? Ho detto 8 e 9. Perché me ne raccordo. Che ridi? A me io rido se ridessi, adesso un giorno facciamo mezz'ora di tutte le ecco. Ok. Chiara Appendino, tranquillo, scherzavo. Ti sei spaventato? Chiara Appendino, sindaco di Torino. Grazie a un decreto per la micromobilità firmato questa mattina dal ministro Danilo Toninelli, Torino potrà sperimentare i monopattini elettrici per una mobilità urbana sempre più efficiente e sostenibile. Qui c'è una convergenza con Nobili, certo. Diciamo ci sono delle prove di dialogo, mettiamola così, sul monopattino. Qua siamo al 4 giugno, andiamo avanti. Se l'ha firmato Toninelli, controllate che abbia capito bene. Io vorrei usare i pattini con i razzi come Willy il Coyote, rientro nella micromobilità. Beati voi torinesi che state così avanti. Noi romani dobbiamo ancora perfezionare la tecnologia avveniristica delle scale mobili nella metro. È una roba complicatissima. Il 5 giugno, quindi un giorno dopo, questa mattina il ministro dei trasporti, cioè ogni mattina il ministro dei trasporti firma una cosa. Danilo Toninelli ha firmato il decreto micromobilità grazie al quale potranno partire sperimentazioni eccetera eccetera, di cui fanno parte i monopattini a seguire, e intanto lui gira con una Jeep turbo diesel così mentre firma. Ancora,
Intanto è successo questo: scontro a Venezia, indagati pilota e comandante della nave. Vediamo un pezzetto di video che probabilmente avete visto, stavolta l'hanno combinata grossa. Eccolo qua il video. Questa grande nave, diciamo così, che perde il controllo, va sulla banchina, gente che fugge, altre imbarcazioni speronate. Questo è tutto vero, è successo qualche giorno fa e solo per un caso, non è successo nulla di più grave. E queste sono le immagini. Ricorderete che c'era stata l'opera di Banksy pochi giorni prima proprio a parlare di questo problema. Danilo Toninelli dichiara, scrive: l'incidente di oggi al porto di Venezia dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo. Ok, e la soluzione ce la dici o è segreta? No, per se non per farmi affari tuoi, ministro, però te la tieni per te. Ma il ministro dei trasporti lo sa? Ci vorranno pochi mesi, forse anni, qua sempre citazioni. La laguna deve tornare ad essere un posto dove le famiglie possano andare a fare dei picnic. Anche qua, grandi citazioni del Toninelli. Pensiero, metteci una rotonda! Metteci una rotonda e comunque si risolve il traffico. Andiamo avanti qua, adesso sì, siamo al punto numero 8. E adesso questo è un caso spinoso, una grande esclusiva annunciata su tutti i social, in particolare annunciata anche dal protagonista Memo Remigi. Memo Remigi twitta e scrive, scrive domani sera, cioè oggi, a Propaganda Live dirò la mia sull'intervista. Non so se ce la fazio. Non perdetevi questo momento eccezionale con tanto di immaginette di omini che fanno degli esercizi. Ok? A questo punto, copertina! Memo Remigi, esclusivo! Rivelazioni inedite! Fabio da quel giorno non mi ha più salutato. Questa sera, solo su Propaganda Live! L'intervista più discussa della settimana. La notizia ha fatto il giro del mondo. Mica sarà diventato un simbolo della sinistra. Ma no, ha presente come mi vesto? Loro sono sempre in maglietta. Fazio se la tira, è un irriconoscente. È un irriconoscente. Poco io mi dici mai. Una caduta di stile? Memo, mette le mani avanti. Non ho mai usato il termine irriconoscente. Basta. Basta. Solo su Propaganda Live. Un applauso a Memo Remigi, prego. Stand up. Non lo so, è stato messo per, non so, per un rispetto per l'età. Verso l'età, sì, probabilmente sì. Allora, Memo, che ti è saltato? Che è successo? Hai fatto un'intervista al Libero? Non so. Hai fatto un'intervista al Libero e questa è la conseguenza. Che ti aspettavi? No, ma adesso parliamo di cose serie. Sì. Dai. Sembra di essere dalla D'Urso. Quasi. Esattamente. Allora, vabbè, un applauso a Francesco Jacobino, diciamo. Sì, sì, sì. E a montatore Matteo. Ok. Allora, tu mi stai facendo delle domande faziose. No, ti prego, adesso tu ritorna ai giochi di parole con Memo, dai, perché quelli... Ok. No, momento memorabile, questo me ne rendo conto. Ho fatto una semplice intervista parlando del più e del Memo e di conseguenza a un certo punto, poi, quando abbiamo parlato di conoscenze, di amici, ho fatto il nome di Fabio. Era un momento... E hai detto delle cose pesanti. Ma no, hai detto cose pesanti. Io non mi sono mai permesso di dire quello che è stato scritto, che è irriconoscente perché... Perché voi vi conoscevate da... Ma sì, da abbiamo... Possiamo vedere, la regia ha delle foto da mostrare? Sì. Eccolo qua. Ecco. Allora, quello è un Memo Remigi. Loretta Goggi in quiz, quando Fabio Fazio era all'inizio, era un imitatore. Un imitatore. Eravamo molto amici. Tu eri un cantante. Io ero un cantante. Abbiamo vinto anche il Telegatto con questa trasmissione. Loretta Goggi, abbiamo un'altra foto, eccoli qua. Poi abbiamo fatto un altro programma che si chiamava il Fate il vostro gioco. Sempre voi tre? No. Io c'era Fabio e io facevo i collegamenti con i Casinò. Una grande coppia. E poi che è successo, Memo? Perché c'è questo problema con Fabio Pazzo? Ma non è successo. Memo Remigi ha deciso, ragazzi, di attaccare. Non è successo niente. Io, Fabio, io lo amo, siamo amici. Lo ami adesso. L'ho chiamato qualche volta al telefono ultimamente perché dovevo parlargli e non mi rispondeva. Allora, quando il giornalista mi ha parlato di Fazio,
mi sono permesso di dire, ma sì, è un momento che se la tira un po', ecco. Calla. Non è un problema aver detto questa cosa. Come ne vuoi uscire da questa cosa? Perché ho visto che poi è passata la settimana, stiamo facendo questa cosa per farti smettere, è passato la settimana a scusarti, a chiarire, che poi pure il fatto arriva no, questa intervista. Io non mi sono scusato. No, scusate, a chiarire, no, chiarire anche altri aspetti. Di chiarire, perché la cosa... poi sta prendendo anche troppo piede. Troppo piede. Ecco, vorrei finire. Stiamo dedicando un pezzo vorrei di puntata. Qui, intanto domani mi vedrò con Fabio. Domani devi dire con Fabio? Proprio domani. Che fate? Che fate? Non te lo dico. Ah, vabbè, cose vostre. Ok, vuoi. Cosa voglio fare? Non lo so, se vuoi. Niente, lanciare niente. Un messaggio. Ma quale messaggio? Niente, ragazzi. Non... È stato un vedere le cose da un punto di vista diverso da quello che in realtà era. Senti, mi spieghi. Poi c'è stata una cosa veramente in questo articolo che mi ha dato molto fastidio, perché io sto facendo un tour nelle case di riposo e questa la voglio chiarire. Un'altra cosa ti ha dato fastidio in questo articolo? E a un certo punto c'è nell'articolo il fatto che io mi sono rivolto a una persona molto anziana, chiamandola in un modo poco carino, una signora poco lucida, alla quale ho chiesto che età avesse, e lei mi ha risposto che aveva 4 anni meno di me. Dato che io faccio questo tour nelle case di riposo perché sono tutti i miei coetanei, certo, e faccio le loro canzoni, le canzoni che rappresentano la vostra generazione. La loro generazione, per cui questa cosa mi ha dato molto fastidio. Adesso vorrei chiarirla. Beh, se ne sei uscito bene da questa intervista, ma era un grande rapporto. Grande rapporto. Le prossime interviste di tutti, Memo Remigio, tutte sul Libero. Grazie Memo, prego. Andiamo avanti, andiamo avanti.